Bene. Calcio gemello! Fantastico! Sei riuscito a fermare tutti e due i tiri contemporaneamente! Sei un portiere davvero straordinario! Ti sbagli, non sono affatto un portiere. Se qui ci fosse il portiere della mia squadra, ti dimostrerebbe come fermare i vostri tiri con un solo dito. La squadra di cui parli sarebbe la Zeus Junior High, dico bene, Byron Love? Tu sei Mark Evans, giusto? In effetti non mi sono presentato. Sono Byron Love, della Zeus. Il comandante Dark mi ha parlato moltissimo di te. Come immaginavo, dietro la Zeus c'è lo zampino di Ray Dark. E cosa ci fai tu qui? Sei venuto a dichiararci guerra? Dichiararvi guerra io? Che cosa hai da ridere? Chi fa una dichiarazione di guerra intende lanciare una sfida. E io non ho alcuna intenzione di sfidare la vostra squadra. Piuttosto è meglio che voi non ci sfidiate, per il vostro bene. E perché? Perché? Perché sarete umiliati. In una sfida tra uomini e campioni, il risultato è scontato. Perché? Tu saresti un campione. Beh, tu che cosa dici? Non esistono partite già decise in partenza. Ma veramente, se una mela si stacca, cade a terra. Ci sono verità che nessuno osa contraddire, come la forza di gravità, per esempio. E se non credi a me, puoi sempre chiedere al nostro amico Jude, che ne sa qualcosa. Perciò non sprecate energie e tempo. Dei dilettanti come voi non possono competere con dei fuoriclasse come noi. È tutto inutile. Adesso piantala! Non permetterò a nessuno di dire che allenarsi non serve a niente. L'allenamento è proprio come le polpettine. È nutrimento per il nostro corpo e per il nostro spirito. Che paragone straordinario. L'allenamento è proprio come le polpettine. Guarda che non c'è proprio niente da ridere. Scusa, ma sei troppo divertente. E ora vi dimostrerò quanto sono inutili i vostri sforzi. Ehi, ma come ho fatto? Centra la tua potenza su gambe e bacino e parerai qualsiasi tiro. No, Mark! Stai bene? Mark! Mark, rispondi! Riprenditi, Mark! 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 Toglietevi! Lasciami! Coraggio, tira ancora! Sei qui per questo, no? Avanti, tira ancora se ne hai il coraggio! Interessante! Sei il primo che è riuscito a deviare il mio tiro degli dèi. Forse la finale sarà meno noiosa del previsto. Salta verso la palla, ma quasi contemporaneamente saltano anche Swarm e Metron! Attento, Shaun! Ora vedrete! Che cosa... Grazie mille! Frost ha usato le spalle di Swarm e Metron come trampolini per saltare ancora più in alto! Tormenta! Glaciale! Ecco, è partito! Un tiro violentissimo che pionda verso la rete dall'alto! Non ci credo! Ma che cosa? La tormenta glaciale non si è trasformata in gol! Il portiere Dvalin, capitano della Epsilon, ha bloccato il tiro con grande sicurezza!
Però, cosa riescono a fare? È notevole. Oh no, Ken! Pazzesco, si è difeso con grande facilità dall'entrata in scivolata di Dragonfly! Ma cosa? Tutto qui quello che sai fare? Francamente mi sembri un po' fiacco. Ma come? Sembra che abbia cambiato personalità. Shaunee adesso! Lasciate fare a me! Vado subito a segnare un bel gol di quelli che faccio sempre! State a vedere! Non esserne così sicuro! Eagle si è affiancato a Frost! Ora i due stanno lottando spalla a spalla! Non me l'aspettavo così forte! Swift e Sharp entrano contemporaneamente in scivolata! Ha resistito al tackle di doppia 2 e li ha mandati gambe all'aria! Che potenza! Scivolata micidiale! Non si ferma! Nessuno lo ferma! Frost ormai è solo davanti al portiere! Ho capito che sei forte, Shaun. Il tuo tiro sarà sicuramente formidabile. E ora... Tormenta glaciale! Mano di luce! Tiro di Frost si insacca nella rete della Raymond e così l'Alpine passa in vantaggio! A quanto pare Dvalin ne ha avuto abbastanza. Arbitro, da questo momento Zell da centravanti diventa portiere e io passo all'attacco. Quindi d'ora in poi il portiere e il centravanti si scambieranno di ruolo. Il regolamento consente uno scambio di ruolo tra il portiere e un altro elemento, a patto che il gioco sia fermo, l'arbitro venga informato e i giocatori si scambino le tenute di gioco. Ma non lo avevo mai visto fare. Accade molto di rado. Dvalin va a fare il centravanti. In porta mi stavo annoiando, ora quello che mi interessa sei tu. Io? Esatto. Scommetto che riuscirò a sbriciolare il tuo pugno di giustizia, del resto. Una potenza enorme! Dvalin è dotato di una rapidità straordinaria e di un dribbling devastante! Sei pronto, terrestre? Avanti! Ancora quel presentimento. Spero di sbagliarmi. Calcio interdimensionale! Pugno di giustizia! Che potenza! Ma questa è la tecnica ideata dal nonno! Non può essere sconfitta! Non ci credo, non può essere! È riuscito a battere il pugno di giustizia! Ecco cos'era quella sensazione. Purtroppo avevo ragione. Avevo dimenticato di dirti che originariamente il mio ruolo non era affatto quello di portiere. Io ero un centravanti. Non ci posso credere. Dvalin ci è riuscito. Ha battuto anche questa tecnica.
Chi ha tirato questo pallone? Ah! È Byron Love. Alla fine ci rincontriamo, caro Mark. Tesorino, chi è quel tipo? È il capitano della Zeus, l'altra finalista del Football Frontier. Il suo nome è Byron Love. Che cosa sei venuto a fare? Sono venuto a battermi. Al tuo fianco. Tutti insieme possiamo battere gli alieni. Cosa? Era quello che aspettavo. Byron! Presa. Finalmente il nuovo entrato, Love, tocca il suo primo pallone! Vediamo un po' di cosa è capace. Salto temporale! Oh! Ah! Guarda come ti sei ridotto. Giochi al fianco di quegli stessi terrestri che un tempo disprezzavi e che ti hanno umiliato. Umiliato, hai detto? È proprio qui che ti sbagli, Gazelle. Con la sua forza di volontà, Mark mi ha aperto gli occhi e mi ha strappato da un vero incubo. È grazie a lui se ora sono ancora più forte. Senza il nettare degli dèi non sei nessuno. Sei completamente impotente. Ti sbagli, ormai non mi serve più. E ora ti mostrerò la mia nuova forza. Colpo supremo! Vero portento! Incredibile, è più potente di prima! Oh! Gol! Fantastico! Col suo colpo supremo, Love porta la Raimon in vantaggio! Ha segnato! Siamo passati in vantaggio! Ci picchia, quello lì è un fenomeno! Come ha fatto ad eseguire il colpo supremo senza il nettare degli dèi? Mai visto un tiro così potente in vita mia, è impressionante! E ha messo questa enorme potenza al servizio della Raimon. E pensare che un tempo era uno dei nostri più temibili avversari. È acqua passata, adesso conta solo il presente. Bravissimi ragazzi! Ogni volta che indossiamo questa maglia, diventiamo una cosa sola. E dobbiamo lottare tutti per lo stesso obiettivo. È tutto distrutto. Che panorama spaventoso. Sembra una catastrofe. Siete voi, ragazzi? Direttore, sta bene? Sì, credo di essere tutto intero. Mi dica, chi ha distrutto la scuola? Sono stati gli alieni. Ho capito bene. Temo di sì. Si è trattato di un attacco alieno in piena regola. Li ho visti con i miei occhi. Mi prende in giro. Vero, direttore, la prego, mi dica che è uno scherzo. Signor Veteran! È un vero disastro. I veterani dell'Inazuma sono conciati male. Oh, poverini! Speriamo che si riprendano presto. Aspettate, veniamo ad aiutarvi! Ora ci siamo noi! Abbiamo combattuto con tutte le nostre forze contro quei terribili alieni, ma non c'è stato niente da fare, erano troppo forti. Mi dispiace, sono mortificato. Scusa, ma non ho capito bene. Hai detto che avete combattuto contro gli alieni, com'è possibile? Signor Veteran, che è successo? Oh, Seymour, sei tu. Sono venuto a giocare come portiere. Era da tanto che desideravo tornare a calcare un campo di calcio. Non si può dire che sia stato un ritorno glorioso. Posso sapere che cos'è questa storia degli alieni? Beh, sono venuti a sfidarci. Hanno voluto giocare una partita. Una partita? Ma è pazzesco, come può essere? Mm.
Guarda, Mark! Sono proprio loro, e che voi ci crediate o no, sono venuti per giocare a calcio contro di noi. Voi davvero siete venuti da un altro pianeta per sfidarci? Proprio così, noi siamo i Signori delle Stelle e proveniamo dall'altra parte della galassia, da un piccolo pianeta a voi sconosciuto. Per decine di anni abbiamo studiato il vostro sport e alla fine abbiamo deciso di venire qui per mostrarvi i nostri poteri. Lo sport di cui parliamo è ovviamente il calcio. Vedi, vi abbiamo osservati a lungo e ci sembra evidente che sulla Terra il calcio è il modo più popolare per stabilire chi è il più forte. È per questo che noi siamo venuti fin qua, per giocare una partita e vedere chi se la cava meglio. Ma se voi non riuscirete a batterci, cesserete di esistere. È assurdo! Non c'era bisogno di ridurre in questo modo i veterani della Inazuma Eleven! Non vedo l'ora di affrontarvi. Vi daremo una lezione che non dimenticherete. Da un'occhiata a come è ridotta la tua scuola prima di fare il gradasso. Ci abbiamo messo un secondo a distruggerla e ti assicuro che la tua squadra sarà ridotta come quei vecchietti dopo aver giocato contro di noi. Ora basta, non me ne importa niente se siete alieni. Ve la faremo pagare per tutto quello che avete fatto. Giusto, ok. Siete pronti? Mm-hmm. Facciamo vedere a tutti come si gioca a calcio sulla Terra, forza! Sì! Ora ti faccio vedere io come si gioca a calcio. Mano del... Quello è. Axel! Ti ha fatto aspettare? Il solito Axel, sempre in ritardo. Axel, sei tu! È tornato Axel! Signorina Schill! Arbitro, sostituzione! Entra Axel Blaze con il numero 10! E così è lui, Axel! Che presenza! Che carisma! Ah, molto bene, Axel Blaze! Il gioco riprende! Tra poco vedremo che impatto potrà avere sulla gara l'inatteso ingresso di Axel Blaze! Coraggio, terrestre! Fammi vedere che cosa sai fare! Oh. Tornado di fuoco! Che cosa? Tunnel spaziale! È tutto qui?
Il tornado di fuoco di Blaze consente alla Raymond di pareggiare! Fantastico, Axel è un vero fenomeno! Grande! Troppo forte! Ma è una cosa straordinaria! Roba da non credere, il suo tiro è molto più potente! Adesso il suo tornado di fuoco è diventato davvero devastante! Sei grande, Axel! Cambio di posizione! Arbitro, da questo momento rientro in porta! Quanto a te! Non illuderti! Goditi questo effimero momento di gloria, perché non durerà! Tieni! Danza del fuoco! Con l'ingresso di Blaze, la Raymond sembra trasformata sia nel gioco che nel morale! Vai, Jude! Sharp voleva servire Blaze, ma sbaglia la misura del passaggio e regala la palla a Kayson e Titan! Cosa? Ma non è possibile! E invece, grazie al forte effetto impresso da Sharp, la palla finisce proprio sui piedi di Blaze! Avanti! Incredibile! Blaze sta eseguendo una nuova tecnica micidiale! Tormenta di fuoco! Ti fermerò, Blaze! Trivella spaziale! Ha una potenza incredibile! Blaze sbriciola letteralmente l'imbattibile trivella spaziale di Dvalin e porta in vantaggio la Raymond! L'attaccante suggella il suo trionfale rientro sui campi di gioco, mostrando una nuova, travolgente tecnica micidiale! E la partita si conclude in questo momento! Ce l'abbiamo fatta! La Raymond ha battuto la Epsilon Plus! Che sorpresa ci hai fatto, Axel! Li hai annichiliti davvero! Bravissimo, Axel! È bravo quasi quanto il mio tesoruccio! Ho detto quasi, eh? Giocheremo in nome del calcio pulito, quello che abbiamo sempre amato! Capitano! 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 Tesoro! La sento. Riesco a sentire questa grande passione per il calcio. Ora conoscerai la mia grande potenza! Ma certo! Finalmente ho capito, nonno! Adesso ti arrendi, ma ormai è troppo tardi! Nonno, ha creato quella tecnica con la mano sinistra. È per accumulare energia nel cuore, che è nella parte sinistra del corpo. Ma la mano che para è l'altra, quindi ora in questo modo trasmetterò tutta l'energia alla mano destra. Colpo supremo! Che cos'è? È un'energia impressionante! Questa è la potenza della mano del colosso! Che cosa? Ma questa è... Esatto! La mano del colosso! Ce l'ha fatta! E non si è limitato a riprodurre una tecnica che solo suo nonno era stato capace di usare. È riuscito a renderla persino più efficace. Ehi, ma quello è...
Eccovi finalmente. Vi stavamo aspettando. Vedi, Mark, c'è ancora un'ultima battaglia da affrontare. È per questo che siamo venuti qui. Per sfidarvi. Nathan! Ma quello è Kevin! Cosa? Oh, Jimmy! Steve! Ci sono anche Todd e Max! È passato di tempo, vero Mark? Cosa? Che significa tutto questo? Finalmente è arrivato il momento di realizzare le mie ambizioni. Che cosa? Ma quel pallone è... Non riesco a capire. Perché, Nathan? Vi abbiamo portato un piccolo regalo. Tutto bene, capitano! Ma ora... Grazie al pinguino imperatore numero uno, non ho più nulla da invidiarti. E presto arriverò a un livello che tu non potrai nemmeno sfiorare. David! Questa volta segnerò! David, non farlo! Kevin! Dopotutto, ragazzi, ho fatto bene a restare in campo con voi. Kevin! Provaci di nuovo, David! David! Il match si conclude con un pareggio, risultato finale 1-1! Presto, mandate un'ambulanza! David, mi senti? Dai, parlami! Ti prego, rispondimi! Non la passerai liscia, Dark! Mi dispiace, Jude. Un tempo io e te eravamo amici. Sono stato un ingenuo. Non importa. Forse avrei dovuto ascoltarti, ma almeno per pochi minuti. Ho capito cosa si prova ad essere un grande campione come te. Forse un giorno, quando starò meglio, potremmo incontrarci di nuovo sul campo e giocare tutti insieme. Certo, con piacere. Hai fatto un grosso errore. Un allenatore ha il dovere di proteggere tutti i giocatori, anche quelli della squadra avversaria. Mi assumo tutta la responsabilità per le conseguenze delle mie scelte. Mi stai dicendo che la sola cosa che conta è il risultato? Sarebbe questa la tua unica motivazione? Il primo dovere di un allenatore è quello di vincere, a qualunque costo.